Una cappella gremita, numerose persone rimaste fuori ad ascoltare, ma soprattutto tanti ragazzi con indosso la maglietta bianca, simbolo della commemorazione della strage. La Santa Messa in onore delle vittime di mafia presso il Centro Educativo Ignaziano di Palermo ha segnato la chiusura dell'intensa giornata di celebrazioni del 21° anniversario della strage di Capaci. Il 23 maggio 1992, per mano della mafia, morivano il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta Antonino Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Alla commemorazione hanno preso parte il presidente del Consiglio Enrico Letta, la sorella del giudice assassinato Maria Falcone, il ministro per le pari opportunità Josefa Idem, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il procuratore della direzione distrettuale antimafia Francesco Messineo, il prefetto di Palermo Umberto Postiglione e il capogruppo in commissione giustizia al Senato Giuseppe Lumia. Attraverso le parole di Giovanni Falcone, il parroco ha voluto ricordare l'importanza di un impegno comune per la costruzione della cultura della legalità. Basta che ognuno faccia il suo dovere.